Vedo che hai trovato il libro di Gessner. Spero non ti abbia arrecato disturbo. Me lo passeresti? Aspetta, ancora una cosa. Quell'apparecchio è simile a quello che aveva sempre con sé quel soldato Omega. Potresti avvicinarti ed esaminare quell'infetto, per cortesia? Scansione completa e analisi, sai, per isolare la ghiandola infetta. Il corpo umano è affascinante. Benché privo delle funzioni vitali, continua a combattere l'infezione. È incredibile. Come pensavo, prima metti fine alle sue sofferenze. Poi prendi la siringa e riempila con gli anticorpi estratti dalla ghiandola infetta. Perfetto. Ora la siringa sintetizzerà un virucida, un veleno praticamente mortale. La dose basta per un'iniezione, ma puoi riempire di nuovo la siringa da un altro soggetto. In cambio, ho bisogno di un favore. Un altro libro, Studium Contagione. Studio dell'infezione, scritto da Dee. È molto raro, ma so di certo che Ron Friedman ne ha una copia nel suo appartamento di Brick Lane. Ron è uno dei corvi, sai.
Qui è dove tutto ha avuto inizio e dove tutto finirà, te lo prometto. Proteggi il rifugio. La tua sopravvivenza è nelle tue mani. Oh.
adesso dove vai? Vai in cerca di provviste e munizioni o cosa? Da queste parti non troverai granché. Questi disgraziati si sono dovuti difendere da soli, abbandonati dal governo e da coloro che dovrebbero essere al servizio della gente che invece si sono barricati a Westminster e a Buckingham Palace. Lo senti? Ecco perché questo paese andrà in malora. La gente pensa a divertirsi invece che a prepararsi al peggio. Mi sorprende che ci siano dei sopravvissuti. Va bene che non tutti sapevano della profezia di Dee, ma come si fa a essere così ciechi, pur avendo la fine del mondo davanti agli occhi?
Merda!
Trova un modo per entrare nella stanza. Forse potresti calarti da quel buco nel soffitto. Thank you.
Ora sì che si ragiona. Doppietta, doppi danni.
Oh.